Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles. Stanotte è stato rilasciato il teaser di Deadpool 3, o meglio Deadpool e Wolverine. È stato infatti inserito il nome di Wolverine ufficialmente nel titolo. Film più atteso per quanto mi riguarda dell'MCU per il 2024, che uscirà a fine luglio, e davvero non vedo l'ora. Quindi adesso andiamo ad analizzare insieme il trailer, il teaser, e poi ne parliamo alla fine. Happy birthday to It's been a challenging few years, for sure. But I'm happy. Yeah. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Make a wish, buddy. Nice. Wait, Wilson. Who's asking? Whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wait. You are special. This is your chance to be a hero among heroes. Ooh. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. Cool, I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. C'è un fumetto Secret Wars, fumetto. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Eccolo. No, I'm actually okay. Thank you very much. Bene, ragazzi. Secondo me è stato un teaser bellissimo. Non abbiamo visto tantissimo del film, come mi aspettavo, sinceramente. Ma comunque è pieno di sorprese, perché possiamo vedere intanto che la TVA è ancora in piedi. Quindi non so quando sia collocato a questo punto il film, perché la TVA, non so se avete visto, se tutti voi avete visto la serie di Loki, comunque viene distrutta, quindi non so quando sia collocato precisamente. Poi possiamo vedere che lui viene assunto dalla TVA, ma poi combatte contro la TVA, quindi probabilmente lui viene assunto e poi scapperà o succederà qualcosa per cui lui andrà contro la TVA. Poi vediamo la scena dei tre monitor, andiamo a vederla un attimo. Eccolo qui. Quindi lui, qui possiamo vedere varie scene tratte ovviamente da tutti i vari film della Marvel. E quindi lui verrà chiamato a risolvere qualcosa di inerente appunto agli altri personaggi della Marvel. E possiamo vedere già qualche, diciamo, easter egg, come il logo della Fox. Quindi in questo scenario probabilmente su lui qui combatte contro appunto tutta la TVA. E qui possiamo vedere Pyro degli X-Men. Si sa che in questo film, in Deadpool 3 o Deadpool e Wolverine, ci sarà una sorta di mashup, ci saranno tantissimi cameo, cosa che non abbiamo visto qua in questo teaser. Ci saranno un sacco di personaggi, ci saranno gli X-Men, si vocifera ci saranno i Fantastici 4, ci sarà veramente tanta tanta roba, perché viaggiando tra gli universi, insomma, questo dovrebbe essere il mood
di Deadpool 3, quindi davvero non vedo l'ora. E qui possiamo vedere anche la presenza del fumetto di Secret Wars, che potrebbe fare da indizio per qualcosa di grande. E speravo di vedere Wolverine, ma in questo caso ce lo fanno desiderare, insomma. Mi aspetto quindi un sacco di merchandising a proposito di Deadpool, soprattutto per quanto riguarda Hot Toys, che ovviamente farà incetta di doll. Mi aspetto un Deadpool, un Wolverine, e poi ci saranno una marea di personaggi, quindi diverse versioni dei vari personaggi che compariranno. Spero in qualcosa che riguarda gli X-Men. Non ci resta che aspettare luglio, non so quando vedremo un trailer più esteso, probabilmente non sarà per adesso, probabilmente verso aprile-maggio, vedremo forse un trailer più esteso, se ne sentirà parlare ovviamente tantissimo, perché comunque, come vi dicevo in apertura, è il film più atteso del 2024, senza dubbio, almeno per gli amanti dell'MCU. Il mood sembra essere quello di Deadpool, quindi con lui che rompe la quarta parete, queste sono le cose immancabili. Comunque Ryan Reynolds non ha mai deluso da questo punto di vista, quindi il mood è sempre quello. Vedremo, l'azione anche c'è e ce n'è tanta, quindi almeno da quello che si vede in questo tease, spero che il film non deluda le aspettative, perché ormai, ragazzi, e purtroppo bisogna aspettarselo in alcuni casi, ma Deadpool non credo sia il caso di Deadpool, e ci spero davvero tantissimo. Sono curioso di vedere anche come verranno resi gli altri X-Men, spero che ce ne siano in gran quantità. Qui possiamo vedere appunto Pyro che ritorna finalmente, e nulla, ragazzi. Quindi fatemi sapere voi cosa pensate di questo film, se lo aspettate tanto quanto me. Cosa pensate invece del teaser? Se avete colto qualche altro indizio, qualche altro dettaglio, fatemelo sapere se sapete qualcosa in più. E quindi parliamone qui sotto nei commenti, ragazzi. E soprattutto per quanto riguarda i contenuti del canale, quindi Hot Toys, Action Figures e Dolls, che cosa vorreste riguardo appunto questo film? Detto questo, ragazzi, ci sentiamo sempre, ci vediamo sempre nei prossimi appuntamenti, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.